Buonasera a tutti, buonasera dallo staff del dodicesimo. E vi volevo intanto ringraziare, scusate un attimino per l'attesa, ma abbiamo messo un po' a punto due cosine. E intanto anch'io ho tolto l'audio sotto così non ho un ritorno. E ne volevo approfittare per intanto ringraziare l'ultima settimana che abbiamo fatto appunto un corso su la vita analisi per quanto riguarda il settore dilettantistico. È stata una bella esperienza e ringrazio i partecipanti e soprattutto quello che è avvenuto anche dopo, perché ci siamo scambiate alcune partite, tra cui anche alcune cose sul calcio a 5. E niente, io passerei la parola a Marco che presenta un po' gli ospiti e dopo iniziamo questa chiacchierata. Buonasera a tutti, in realtà penso non ci sia bisogno di presentare questi ospiti. Mister Colantuono è già stato con noi, ha dato il via alla nostra serie di dirette, di live, e ci ha accompagnato durante i due workshop online che abbiamo fatto le scorse settimane, e ormai possiamo dire che è un po' la nostra guida tattica, quindi fa quasi parte ufficialmente del dodicesimo e siamo veramente contenti e fortunati di averlo al nostro fianco. E Emilio De Leo penso che abbia ancora meno bisogno di presentazione. Attualmente fa parte dello staff del Bologna, sta seguendo da anni Mihajlovic, è un assoluto professionista ed è un assoluto professionista che ha mosso i primi passi coi dilettanti, e forse mi sto sbagliando, in terza categoria addirittura, poi mi correggerete voi se sbaglio. Per cui io darei già la parola ad Emilio, se vuole salutare, e poi a Mister Colantuono, che appunto ci affiancherà in questa diretta come, diciamo, aiuto anche giornalista, oltre che da mister. Sì, intanto grazie mille Marco, grazie a Mister Colantuono, anzi a Salvatore, che è un amico, e grazie a Massimo, che stasera ho l'occasione per salutarlo. Vi ringrazio prima di tutto per l'invito, perché voglio dire, sono sempre attestati di stima che fanno piacere, poi ancora di più perché è qualche tempo che in qualche modo ci incrociamo, e devo dire che i confronti che ci sono stati sempre molto molto proficui e costruttivi anche per me, quindi grazie mille, è un piacere. Mister, se vuoi dire qualcosa, così sentiamo anche allora, te. Sì, io volevo fare subito una domanda al mister, con cui è un piacere parlare di calcio. Io nell'ultimo periodo ho cominciato a studiare un pochino i big data e ho visto che praticamente da quando è arrivato Mihajlovic, quindi con lo staff al completo, il Bologna ha completamente risvoltato. Media gol fatti, tiri fatti, XG a partita, possesso palla, PPDA, eccetera, eccetera, e hanno portato il Bologna ad essere prima in classifica in Serie A sulla percentuale di gol fatti su calci piazzati, terza in classifica come occasioni da gol create, e calci d'angoli a favore, terza in classifica. Mi sono chiesto una cosa: una squadra così strutturata, con tre giocatori top, senza nulla togliere al valore dell'attuale rosa, potrebbe lottare per le zone di vertice. Mister, tu non so se sei d'accordo, anche perché ti ritengo uno degli artifici principali di questa creatura. No, intanto ti ringrazio per la stima. Sicuramente noi abbiamo, voglio dire, uno staff secondo me molto, molto qualificato, ma soprattutto molto affiatato, guidato da un allenatore che io credo che dai tanti punti di vista sia comunque un valore aggiunto, quindi io credo che è un mix sicuramente importante ed efficace per quello che stai dicendo tu, che riuscite a produrre. Non so il discorso se eventuali innesti possono far ottenere qualcosina in più. Sicuramente so che il cambio che da un certo punto di vista culturale noi abbiamo cercato di produrre quando siamo arrivati l'anno scorso, a gennaio dell'anno scorso, io credo che
si sia poi articolato su più fronti. Sicuramente l'aspetto motivazionale da una parte è stato dirompente, voglio dire l'arrivo di Mihajlovic, soprattutto per l'iniezione di fiducia è stato dato comunque ad un gruppo che quando siamo arrivati noi era per penultimo in classifica e poi abbiamo conquistato il campionato al 10° posto. Però dall'altra parte effettivamente credo che siamo riusciti poi a trovare il giusto compromesso tra le caratteristiche dei calciatori che avevano in organico e il tipo di calcio che noi volevamo proporre. E da quel punto di vista io penso che nel momento in cui siamo riusciti a trovare gli equilibri giusti, siamo poi riusciti anche a dare un cambio di un'accelerata consistente. Tu mi parlavi di una serie di indicatori. Io credo che nella sostanza questi qua testimonino comunque che la nostra è comunque una squadra che cerca sempre di giocare, cerca di dominare, il gioco al netto chiaramente dei limiti, delle difficoltà, ma anche degli alti e bassi. Voglio dire che ogni squadra, ma noi in particolar modo anche questa stagione abbiamo secondo me palesato, però senza rinunciare mai a proporre appunto come dicevi tu il nostro modo di giocare, la nostra mole offensiva, la capacità secondo me anche di essere di sfruttare tanto la mobilità, di essere una squadra comunque imprevedibile, una squadra che difficilmente come dire vuol lasciare il pallino agli avversari eccetera. Credo che ci sia un giusto mix tra le nostre idee tecnico-tattiche e poi quella che è un po' l'indole, no, del nostro allenatore, quello poi io penso che sia sempre il segreto di un gruppo efficace. Mi riallacciavo un attimo al tuo discorso. Leggevo un tuo post qualche giorno fa in cui partivi in questo modo, dal sistema di gioco statico alla dislocazione dinamica. Ti chiedevo se potevi un po' spiegare agli allenatori che sono attualmente in diretta cosa vuoi dire con queste parole. Ma allora, io ti parto da una premessa. Io diciamo che anno dopo anno, ma in realtà settimana dopo settimana, tendo sempre a migliorare, a incrementare, ad aggiornare il mio protocollo di lavoro. Credo che poi sia il destino di tutti quanti noi allenatori. Lo faccio, da un lato a volte mi preoccupo e mi spavento, perché vedo che continuamente metto in discussione quello che la stagione precedente in qualche modo sembrava una costante per me, però di anno in anno tendo poi a modificare tutto. Dico questo perché io penso che quella che è poi la nostra idea, no, di calcio, è quello che in senso poi lato è il nostro modello di gioco, tenda sempre a migliorare, tenda sempre a svilupparsi. Quindi questa è una premessa che ci tengo a fare, proprio perché credo che poi ognuno di noi possa in qualche modo contribuire. Quindi voglio dire, anche i miei post, nel momento in cui ci sono spesso e volentieri delle risposte, o comunque aprono delle occasioni di confronto, in qualche modo mi arricchiscono tantissimo. Allora, io intendevo sostanzialmente che occorre, questa è la strada che seguo di solito io, individuare in primo luogo, io lo chiamo un sistema di gioco statico. Sistema di gioco statico in maniera molto, diciamo, semplificata per me consiste nel mettere nero su bianco gli 11 che compongono la tua formazione, sostanzialmente, chiaramente, in base alle loro caratteristiche, ma semplicemente indicando i calciatori che ti danno le maggiori garanzie, ripeto, nero su bianco. Quindi individuo un sistema di gioco statico che può essere naturalmente più disparato. Noi, ad esempio, anche se spesso ci dicono che ci schieriamo con il 4-2-3-1, in realtà noi, da un punto di vista statico, ci schieriamo un 4-3-3. Ma ripeto, proprio da un punto di vista seduti, no, alla scrivania quando componiamo i nostri 11. Dopodiché, a mio avviso, una peculiarità di ogni sistema di gioco, io credo che sia la dinamica, sia la liquidità, sia la flessibilità, chiamiamola come vogliamo, ma sostanzialmente vuol dire che da un sistema di gioco statico, freddo, tra virgolette, di partenza, noi tendiamo a, diciamo così, ottenere, ad effettuare una serie di rotazioni dinamiche che ci fanno prendere una struttura, una forma che, diciamo così, numericamente di fatto produce un sistema di gioco differente. Però sostanzialmente lo facciamo in base
diciamo, alle caratteristiche degli uomini che abbiamo in campo, in base alle caratteristiche della squadra avversaria, in base al tipo di partita che vogliamo fare. Quindi, per capirci, possiamo schierarci staticamente con un 4-3-3, ma la partita richiede che la nostra dinamica ci porti, ad esempio, ad un, non so, un 3-4-2-1 nella fase di possesso, ma ancora nella fase di non possesso magari vogliamo lavorare in uno contro uno, quindi di conseguenza numericamente la forma del nostro sistema di gioco sarà una terza forma, o meglio, addirittura una quarta, perché io spesso dico, poi nella metà campo offensiva, quindi nel momento della pressione, del pressing, eccetera, abbiamo una forma del nostro sistema di gioco. Nella nostra metà campo abbiamo un'ulteriore forma del nostro sistema di gioco. Quindi, per capirci, la cosa fondamentale è che sappiamo dinamicamente in che modo vogliamo strutturare il nostro sistema di gioco, naturalmente per sfruttare appieno le nostre caratteristiche, la strategia naturalmente di gara, e per essere il più possibile efficaci. Un'ulteriore premessa che mi sento di fare da questo punto di vista è che naturalmente il tutto, intanto, come dire, ti consente di essere così, tra virgolette, aperto, flessibile, elastico, perché tendi sempre a rispettare, a perseguire i tuoi principi di gioco da una parte ed essere sempre attinente, legato al tuo modello di gioco. Per modello di gioco poi chiaramente potremmo parlare per ore, però voglio dire, l'elasticità non vuol dire perdere di vista la guida, e la guida sono i nostri principi di gioco. Ok, mi riallaccio a questo, mister, per chiederti un'altra cosa, sempre in base al tuo credo calcistico. Hai messo tra i primi posti il concetto di intensità nel tuo modello di gioco 20.20. Questo concetto di intensità a 360 gradi, come lo esprimi? Cioè, qual è il tuo concetto di intensità? Ma allora, io credo che tu dicevi 20.20 sta proprio nel fatto che, ripeto, di volta in volta è tutto un processo che muta, è tutto un processo che sostanzialmente cambia, e credo che anche l'accezione, no, poi del termine intensità in qualche modo stia cambiando. Io credo. Okay, mi rilascio a questo, mister. Secondo me la metodologia, voglio dire iberica, chiamiamola iberica, della periodizzazione ci ha insegnato, tante cose. Ma la mia evoluzione dell'idea mi porta a dire che intensità io non la, come dire, intendo prettamente da un punto di vista, diciamo così, fisico, come avveniva magari nell'accezione più tradizionale. Io credo che riguardi due parametri che sostanzialmente anche questi possono in qualche modo essere dosati, e sono, da una parte, come dicevi tu, l'intensità secondo me tecnica, dall'altra parte io parlo di intensità tattica e cognitiva. Per me l'intensità tecnica sta nel, attiene sostanzialmente a fattore appunto del passaggio, alla velocità della sfera, attiene alla qualità del passaggio, attiene alla qualità di una ricezione, chiaramente di una conclusione, eccetera. Mentre per quanto riguarda quella, diciamo, l'intensità cosiddetta tattica e cognitiva, a mio avviso riguarda sostanzialmente la capacità di essere concentrati, soprattutto di essere, diciamo così, focalizzati per più tempo possibile sulla, diciamo, sulla interpretazione da una parte delle situazioni di gioco, quindi come noi sappiamo che vanno interpretate. Quindi la misuriamo guardando proprio la capacità di essere concentrati per più tempo possibile, diciamo, nell'interpretare le differenti situazioni di gioco che si presentano, ed in maniera un po', come dire, un po' più ampia riguarda sostanzialmente la capacità del calciatore prima, io dico. Però secondo me un'evoluzione sarà quella di avere più che un calciatore pensante solo, anche una squadra pensante. Quindi, la capacità secondo me di percepire, di scegliere le diverse soluzioni, le diverse opzioni, e chiaramente poi di fare, voglio dire, assumersi anche una decisione. Quindi io penso che guardiamo l'intensità in termini di un parametro tecnico da una parte, un parametro tattico dall'altra, senza dimenticare un altro aspetto che, sono sincero, ultimamente mi sta affascinando molto, e credo che anche in questo periodo in qualche modo bisogna tenerne conto, che voglio dire, qualsiasi tipo di azione motoria o anche di interpretazione tecnico-tattica passa sempre attraverso le nostre emozioni. Quindi io credo che questo sia
come dire, un tema anche molto, molto affascinante da sviluppare, diciamo così. Grazie mister, sei stato chiarissimo. Ti faccio un'altra domanda. Tu sei partito come uno dei migliori articolisti italiani una quindicina d'anni fa, 14-15 anni fa, ti seguivo quando eri forse uno dei maestri della contrapposizione tattica, hai fatto tanti articoli. Cosa è cambiato nella contrapposizione tattica di 13-14 anni fa rispetto ad oggi? Noi allenatori italiani siamo stati schiavi di questa contrapposizione tattica dell'uscita, della mezzala sul terzino, piuttosto che dell'attaccante sul difensore centrale, eccetera, eccetera. Negli ultimi anni, diciamo, il concetto di spazio e il concetto di giocatore funzionale forse ha un pochino cambiato questo concetto. Quindi volevo sapere da te cosa era cambiato rispetto a quegli anni. Ma allora, se tra l'altro, se tra un po' riesco, ti mostro qualcosa, visto che abbiamo un po' di problemi nella condivisione, magari per essere anche più chiari. Però diciamo che io credo una cosa importante l'hai anticipata tu, cioè nel senso che anche, voglio dire, come il sistema di gioco statico è un qualcosa di freddo e secondo me sostanzialmente anche un po' come di superato, se vogliamo, visto quello che poi avviene in campo, credo la stessa cosa riguardi naturalmente il ruolo, perché penso che una cosa che c'è un'evoluzione da quel punto di vista, che chiaramente non parliamo più, diciamo così, di ruolo, ma parliamo di funzioni. Sostanzialmente, quando io penso questo, molto spesso dei confronti con dei colleghi vertono proprio su questo aspetto. Cioè, quando si dice, ma che significa nella sostanza giocare per principi di gioco piuttosto che per codifiche, eccetera. Secondo me vuol dire che tu devi perseguire e devi realizzare un principio di gioco indipendentemente dal ruolo e dai calciatori che lo vanno sostanzialmente a concretizzare. Allargando il discorso, mi permetto di dire che in qualche modo riguarda anche la contrapposizione, per capirci, perché se magari qualche anno fa in maniera molto fredda, però voglio dire, era frutto di quegli anni, di quelle competenze, di quel tipo di calcio, quindi voglio dire, io penso che eravamo moderni sostanzialmente in quel periodo nell'affrontare il problema in quel modo. Il tuo, per esempio, 4-3-3, si poneva il problema che quando doveva dare pressione alla linea difensiva a 4, la gestione magari della inferiorità dell'attaccante centrale contro i due difensori centrali. Allora, voglio dire, si lavorava l'attaccante centrale, ok, manca la pressione al secondo difensore centrale, con chi l'effetto? Con l'interno, con chi l'effetto? Con l'esterno, ma in maniera secondo me molto, voglio dire, fredda, rigida, eccetera. Diciamo che adesso viene un attimino superato, perché il mio obiettivo, ad esempio, può essere quello di soffocare la tua fase di uscita difensiva, ma senza, come dire, ricorrere esclusivamente alle solite, diciamo così, scalate o ai soliti compiti dell'attaccante centrale che può sostanzialmente solo ed esclusivamente ballare in mezzo ai due difensori centrali. Io credo che questo sia superato, ripeto, come hai detto tu per quanto riguarda la fase di non possesso, ma io penso alla fase di possesso, che è una cosa che sostanzialmente penso che stia poi interessando tanti, tanti allenatori in questo momento. Io dico, se abbiamo il primo nostro obiettivo, quello del superamento della linea di pressione avversaria, estremizzando il concetto, a me non interessa la struttura che sostanzialmente crea una superiorità ai danni del numero di attaccanti che gli avversari hanno schierato. Cioè, se schierano due attaccanti gli avversari, io voglio creare una superiorità con un 3 contro 2. Diciamo, estremizzando il concetto, a me non interessa che i tre siano due difensori centrali e un terzino, che siano due difensori centrali e un mediano. A me interessa che si crei una struttura di superiorità numerica grazie alla quale si superi la prima linea di pressione. Questo lo sto chiaramente esasperando, questo concetto, però questo è un principio di gioco. Io ho bisogno che ci siano, dico faccio un esempio, due calciatori tra le linee, due calciatori che ci garantiscano ampiezza. A me non interessa chi siano i due calciatori che garantiscono il gioco tra le linee e quelli che garantiscono l'ampiezza. L'interesse semplicemente che quello spazio sia presidiato e il calciatore, seppur tra virgolette è fuori posizione, sappia come rapportarsi allo spazio, al tempo nel quale si è venuto a trovare. Ok, perfetto. E a questo concetto Mister, sì. Posso fare intanto una domanda anch'io, Emilio? Prego. Che
È una anche una mia curiosità, visto che stavo guardando anche chi ci ha collegato e vedo tantissimi allenatori anche che militano nel campionato dilettantistico. Ti volevo chiedere una curiosità, intanto come ti sei appassionato da giovane e un po' la tua storia da appunto da inizio carriera fino ad arrivare al presente. Volevo chiederti appunto il tuo percorso e com'è stato. Ma allora, io ho sempre giocato, chiaramente non ho raggiunto livelli importanti, però ho fatto un po' tutta la partita dei settori giovanili a Cava di Tirreni, con la Cavese prima, con la Nocerina poi, tra l'altro non fa farlo apposta, sia da calciatore prima e poi successivamente da allenatore. Poi c'è stato in pratica un break durante il quale mi sono iscritto all'università, alla facoltà di giurisprudenza, in qualche modo ho messo un po' in secondo piano il calcio. Poi tra l'altro per scherzo mi hanno coinvolto nel seguire un gruppo, non erano allievi provinciali addirittura del liceo classico di Cava di Tirreni, quindi chiaramente un'esperienza particolare. Parallelamente ero diventato tecnico della FIDAL, l'associazione di atletica leggera, perché secondo me era importante da quel punto di vista conoscere un po' tutti gli aspetti. E poi piano niente, dagli allievi provinciali ho fatto un po' tutte una serie di categorie dilettantissime, ho fatto una juniores regionale, una seconda categoria, e poi sono passato al settore giovanile della Cavese. In pratica sono rimasto 4 anni, ho fatto dei giovanissimi allievi, mini allievi Beretti, poi sono passato alla Nocerina, ho fatto allievi Beretti, poi ho iniziato sostanzialmente una serie di collaborazioni un po', diciamo, in giro per il mondo. Parallelamente anche lì alle collaborazioni che stavo portando avanti, in pratica avvenne che fallì la squadra della mia città, la Cavese, che era a suo tempo in Lega Pro, fortunatamente è tornata adesso, e mi chiesero in qualche modo di dare una mano nel riavviare il progetto a Cava dei Tirreni. E diciamo che per non perdere, sai, il logo e denominazione, eccetera, eccetera, si dovette ripartire dalla terza categoria. Ti confesso che terza categoria, diciamo relativamente, perché io avevo uno staff per tre quarti e quello che sarà adesso con me al Bologna, quindi sostanzialmente noi sperimentavamo un po' di lavoro, eravamo riusciti a recuperare tutti i ragazzi del settore giovanile che una volta fallito ormai avevano smesso praticamente di giocare, e quello era secondo me non solo un progetto serio interessante, però ci serviva tanto per sperimentare. Io sostanzialmente sperimentavo tanti lavori, tante esercitazioni, li mandavo un po' in giro a vari allenatori in giro per il mondo. Diciamo sapendo, forse ero particolarmente ambizioso, che in qualche modo il cerchio poi si sarebbe chiuso, diciamo che poi alla fine è stato così, perché tra l'altro parallelamente ho iniziato una collaborazione con Fausto Salzano, che è tra l'altro mio concittadino, che era nel loro staff tecnico di Mancini all'Inter prima, quindi con lo stesso mister Mihajlovic, poi successivamente al Manchester City. Lì è iniziato un po' il mio rapporto con il mister Mihajlovic, che è lungo, però stiamo arrivando alla fine. No, praticamente il 2008 lui ha iniziato ad allenare a Bologna, io a distanza facevo un po' di consulenza nell'organizzazione degli allenamenti. Poi ci siamo un po' persi di vista, per intenderci, il 2011 mi ha richiamato e abbiamo iniziato la collaborazione poi i 2 anni in Serbia, 2 anni con la Sampdoria, 2 anni con il Milan, 2 anni con il Torino, e qui questo è il secondo anno praticamente. Un bel viaggio. Sì, diciamo di sì, però... Voglio dire, mi ha temprato e mi ha dato la capacità di rendermi conto che come essere sicuramente creativo, come riuscire magari anche a sviluppare la fantasia nell'organizzazione del lavoro. E quindi io credo che aver allenato quegli aspetti nel momento in cui poi sali di livello, chiaramente il margine di errore è più ridotto, mi ha fatto secondo me molto, molto, ma molto bene. E dall'altra parte, questa è un'altra cosa che ci tengo a dire, secondo me il metodo di studio e di lavoro che
una gavetta lunga, ma anche che lo studio, come diceva Salvatore in precedenza, legato magari al fatto di scrivere articoli, di confrontarsi, di creare report, in qualche modo anche quello mi ha allargato la mente. Io penso che il metodo di studio e di lavoro poi faccia la differenza, perché oggi, che secondo me tutti gli allenatori, visti i collaboratori, visto la tecnologia, comunque sanno tutto e sono preparatissimi, chi ha la fortuna di avere un metodo di lavoro, secondo me è un bene prezioso. Emilio, guarda, non mi nascondo, non so, magari chiedo anche a Marco, ma quando hai ripetuto 3 volte sperimentazione, mi è venuta la pelle d'oca, perché è il nostro credo, cioè noi veramente, le nostre 3 parole magiche sono sperimentazione, confronto e condivisione, e anche noi stiamo cercando di queste tue parole, ci siamo, almeno io, poi dimmi anche te Marco, ma penso proprio di sì, ci siamo proprio rivisti in questa cosa, quindi avere una metodologia, non parlare di tante cose così difficili, ma comunque di creare un qualcosa veramente reale e organizzato nella maniera giusta. È quello che stiamo cercando di lottare anche a livello nei nostri campi come concetto. Guarda, se posso aggiungere, io sono stato, credo, l'anno scorso, 2 anni fa, ci siamo incrociati con Salvatore ad un workshop a Coverciano. E io notavo, voglio dire, non solo una preparazione incredibile da parte di tutti i corsisti, prima chiaramente tra tutti i Salvatore che non erano vinse anche in tempo, però voglio dire, dico questo perché notavo una preparazione, notavo una passione, ma io notavo quelle cose che, ripeto, sono state per me fondamentali, perché cioè io non mi stanco mai di ripetere, ma soprattutto di ricordare a me stesso le volte in cui io andavo al campo d'allenamento, a parte arrivare al campo d'allenamento, sai, 2 ore prima, litigare con tutti i custodi, eccetera, ma credo che sia la storia di tutti quanti, voglio dire, perciò mi permetto di dirlo. Ma io addirittura mi presentavo con una televisione che portavo da casa, con i cavi della telecamera, e ogni volta dovevo trovare uno che in qualche modo mi desse una mano per riprendere. Poi arrivavo con questa televisione, erano tipo oggi le comiche, chiaramente nell'ilarità, tra virgolette, generale, però è stato quello poi il mio motore, no? La mia benzina. E a parte dire che sto parlando di effettivamente di quasi 20 stagioni fa, tutto sommato, però voglio dire, quindi, erano comunque, secondo me, anche i primi, come dire, esperimenti da quel punto di vista. Però io dico sempre, la capacità e la fortuna di aver avuto una costanza, una tenacia e anche una passione così forte mi ha fatto capire quanto io realmente ci tenessi poi a raggiungere determinati obiettivi e determinati risultati. Quindi questa è una cosa che io mi porto dentro, in qualche modo mi fa piacere anche parlarne con allenatori che operano nel dilettantismo, perché io credo che poi alla fine quello faccia la differenza, cioè essere professionisti, avere, io avevo sempre il termine di paragone che era il mio, come dire, il mio senso critico, no? Il mio orgoglio, ogni volta io dicevo no, devo fare qualcosa in più perché non sono convinto, no? Sì, vabbè, ma tu stai facendo, sei con gli allievi, sì, vabbè, ma tu sei quel dilettante, a me non mi interessa, perché a me mi si riempie il cuore quando riesco a essere creativo, mi dicevo. E quindi questa è una cosa che secondo me è fondamentale, il termine di paragone che poi in qualche modo deve guidare tutti noi allenatori. Ti faccio una domanda io. Ti è mai passato per la mente che il metodo che stavi utilizzando a quei tempi là, quindi comunque far vedere i video, comunque riprendendo le partite, pensavi che potessero essere inutili? Hai avuto dei momenti di sconforto e poi dopo magari hai ripreso? Ma allora, pensare che fossero inutili no, perché, ma ti ripeto, semplicemente perché io ero felice di farlo. Quindi secondo me questa è una, come dire, fa parte della mia natura un po', però credo anche sia una fortuna, no, da un certo punto di vista. Quindi voglio dire, non ho avuto dubbi da quel punto di vista. Devo dirti anche che io ho avuto un'altra, secondo me, un altro incontro, tra virgolette, fortunato, nel periodo in cui lo staff di cui parlavo, del mister Mancini, era a Manchester City. Io praticamente, essendo presente lì a Manchester, incontrai un ragazzo che si chiamava, non so se penso che voi lo conosciate, Bruno Oliveira, un ragazzo portoghese,
e Pedro Marquez. Pedro Marquez era sempre un portoghese, analista del Manchester City, e invece c'era questo Bruno Oliveira con il quale iniziai a confrontarmi. E dissi, sai, in questo periodo io sto studiando, sto leggendo un libro di Mourinho che si intitolava, penso che qualcuno lo conosce, Questione di metodo. E lui disse, ah, mi fa piacere, come lo trovi? No, no, sicuramente interessante. Ma perché non stai chiedendo? No, perché guarda che Oliveira, quello là, sono io uno degli autori del libro. Praticamente da quel giorno è iniziato una, diciamo così, un confronto non solo in, diciamo, eravamo presenti a Manchester, noi tre, quindi insieme all'analista, ma anche attraverso delle conference. Ripeto, stiamo parlando comunque di, penso, 15 anni fa, praticamente, 10 anni fa, non lo so, 10 anni fa, sul posto. E quindi anche quello in qualche modo mi ha aperto la mente. Quindi voglio dire, io penso che in tante tappe della mia vita ho trovato poi l'acceleratore anche nella mia metodologia di lavoro. Ah, chiaro, chiaro. Volevo farti questa domanda. Io ti ho visto allenare all'epoca dell'Aquilotti Cavese, no, mister? E tu allenavi in terza categoria praticamente allo stesso modo come alleni adesso in Serie A. Avevi la stessa intensità, le stesse idee, la stessa quadratura, eccetera, eccetera. Noi con il dodicesimo, adesso anche negli ultimi corsi di Match Analyst che abbiamo fatto, stiamo portando avanti questo discorso di costruzione del gioco, di propositività del gioco, di positività di gioco, di proattività del gioco. Molto spesso i corsisti, ma il credo generale, la risposta è sempre questa. Sì, mister, però alla fine nei dilettanti, come nel settore giovanile, quello che conta è il risultato. Quindi attacco diretto e in giro si vede solo l'attacco diretto. Noi diciamo una cosa che è un alibi a tutti gli effetti, perché se un allenatore vuole costruire calcio, ha tutti gli strumenti per poterlo fare. Quindi volevo che tu dessi una, diciamo, una spinta forte a quella che è, a quello che è il concetto di costruzione del gioco, di creatività. Allora, una domanda, voi vedete il mio desk, peccato, poi non ce l'ho fatta. Noi vediamo l'immagine. Cercare di essere ancora più chiaro, ma ok. Allora, io questo lo diciamo che a volte sono pubblicato, mi fa abbastanza chiaro in qualche modo. Allora, prima che parta la clip, mi volevo solo rispondere alla tua domanda, Salvatore. Cioè, semplicemente io credo che, ripeto, tutto quello che io ho cercato sempre di provare di proporre, ma ripeto, anche facendo poi una serie di errori, quindi credo che il dilettantismo, comunque il lavorare nei settori giovanili, serva anche a quello. Qualche volta ti dia, come dire, la possibilità di sbagliare di più, ti dia la possibilità di fare. Anche di cambiare, no? Continuamente qualche tua convinzione. Quindi io credo che l'atteggiamento è quello che faccia la differenza. Io ho avuto sempre un approccio, credo, professionale, ma professionale non significa, mi permetto di dirlo, supponente, arrogante nei confronti delle persone che magari mi erano intorno a me, o magari le persone che lo facevano semplicemente per hobby, ma semplicemente perché io penso che occorreva rispettare in primo luogo me stesso, poi i ragazzi che con tanta voglia, con tanta positività venivano a lavorare insieme a me. Quindi io credo che se sei professionista lo sei prima di tutto per rispettare te stesso, io dico sempre quello, tutto il resto è relativo. E tra le altre cose, e poi dopo faccio partire questa slide, io racconto sempre un aneddoto. Quando in pratica io mi trovavo ad allenare la terza categoria, mi sono trovato sostanzialmente a giocare contro l'ultima della classifica della terza categoria a distanza di una settimana a fare un amichevole con la nazionale serba ed eravamo contrapposti alla Spagna prima del ranking mondiale. Quindi praticamente io mi sono trovato a distanza veramente di una settimana dal, diciamo, il gradino più basso al gradino più alto del ranking.
E quando io mi trovavo in quei giorni in campo a dover preparare l'attrezzatura, la struttura di lavoro, eccetera, eccetera, al fine, diciamo così, di evitare di disorientarmi, diciamo così, ho iniziato a riflettere, ho detto, Emi, stai calmo, cerca di essere freddo. La misura dell'area di rigore dove vuoi mettere i cinesini per fare il gioco di posizione è la stessa misura che c'è al campo di Pregiato, Sterrato, dove io ho iniziato ad allenare a Cava dei Tirreni. La distanza per dove voglio mettere i due jolly, i passi sono i miei passi, quindi sono gli stessi passi, sia nella gara contro la Spagna, sia nella gara contro l'ultimo in classifica della terza categoria. Quindi, voglio dire, essere focalizzati su quello che è il nostro compito, io penso che questa sia la risposta sostanzialmente a tutti. Allora, ora se ci siamo, vi faccio partire. Sì. Allora, io semplicemente dicevo questo. Allora, questa ad esempio è una partita giocata contro la Lazio del Bologna di quest'anno. Allora, la prima cosa che io dicevo, noi abbiamo sicuramente una struttura, una nostra dinamica, per capirci, ma non è sempre la stessa. Se il nostro sistema di gioco statico è un 4-3-3, per capirci, considerate che questi sono i due difensori centrali, questo diciamo il terzino esterno basso, questo è il terzino sinistro, i tre centrocampisti erano uno, due, questo è Medel, mediano diciamo centrale, questo qua è un interno destro, ok? Quindi questi sono i tre centrocampisti, questi sarebbero i tre attaccanti, non so se è chiaro questa dislocazione, sì. Ok, dicevo, quindi il sistema di gioco statico nostro è un 4-3-3, per questa partita la nostra dinamica, quello che noi cercavamo, era prendere una forma, diciamo chiamiamola numericamente, di un 3, diciamo 3-4-2-1, per cui c'era una struttura di 5 nella fase di uscita e costruzione, chiamiamola così, e un'altra struttura di 5 nella fase di definitiva. Il primo obiettivo, perché noi parliamo di principi di gioco, è quello di superare la prima linea di pressione avversaria e quindi di crearci una struttura che, diciamo, in qualche modo numericamente ci consenta di avere una superiorità, naturalmente. Quindi abbiamo tre uomini, in questo caso erano un terzino destro e due difensori centrali. Dopodiché, primo obiettivo è superamento di questa linea. Secondo obiettivo, noi vogliamo posizionare, in questo caso ai fianchi di Lucas Leiva, che era il mediano centrale, in questo caso volevamo posizionare due calciatori, quindi diciamo due calciatori tra le linee per realizzare, diciamo così, il principio della penetrazione, ed ancora due giocatori in ampiezza. Di qua era un attaccante, era Orsolini, di qua invece era un terzino sinistro. Ok? Dopodiché, nella posizione un po' più avanzata, naturalmente si trovava Palacio, però qui aggiungo un altro principio, anche perché tra l'altro Palacio è un calciatore che, per chi lo conosce, fa molto movimento, apre spazi, eccetera, eccetera. Quindi, il nostro principio poi in questa zona è che il nostro attaccante è lo spazio. Noi non abbiamo un attaccante preciso, abbiamo lo spazio che diciamo è il protagonista a questo punto. Per cui, per capirci, volevamo una superiorità, superamente la prima linea, volevamo il posizionamento di due calciatori alle spalle dei loro centrocampisti, in questo caso ai fianchi del loro mediano, volevamo due ampiezze, volevamo una profondità. Quindi tutti i principi sostanzialmente sono in qualche modo coperti. A noi, estremizzando, non interessa più di tanto, diciamo, il ruolo che vada ad occupare le varie posizioni. Ci interessa che ci sono questi spazi coperti e ci interessa che chi si trovi all'interno di questi spazi, che equivalgono a principi di gioco, ampiezza, penetrazione, 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 profondità o anche uscita difensiva, sappia come comportarsi. Questa situazione, per esempio, chiaramente c'è una fase di uscita, vorrei aggiungere semplicemente un altro principio. Superamente la prima linea di pressione avviene o attraverso una conduzione o attraverso comunque un passaggio che vada a rompere le linee. Però per capirci, il terzino sinistro in questo caso viene a lavorare dentro, ok? Estremizzando, lui viene a fare un gioco tra le linee, pur essendo un terzino. Quindi in qualche modo lui viene ad occupare la posizione di un trequartista. Trequartista che avevamo in precedenza, che è questo qui che sto indicando con il cursore, a questo punto viene a occupare lui l'ampiezza. Altro principio che mi va di aggiungere, quindi abbiamo due trequartisti, per capirci, ai fianchi del mediano, è che trequartista in questo caso, che partendo dall'inizio sarebbe l'interno di destra,
si smarca, questo è un altro, diciamo così, elemento per me importante, stando fermo, perché per me la dinamica del gioco fa sì che lui, stando fermo, non si faccia marcare né dal mediano né si faccia prendere da un difensore laterale, quindi si muove alle spalle. Ora, il controllo non è correttissimo, perché sarebbe stata meglio una ricezione, chiaramente scoprendo palla, eccetera. Però l'altro obiettivo nostro è superamento linea di pressione, poi posizionamento alle spalle o posizionamento in ampiezza per creare gli uno contro uno e due contro uno. In questo caso attiriamo l'uno contro uno, questo è Orsolini contro il loro quinto, punta l'uno contro uno, è bravo ad andare via, cross al centro. Altro principio, sempre quattro calciatori in area, tra l'altro il calciatore che fa gol, per capirci, il terzino sinistro, che si è trovato in posizione da trequartista, e lui continua la rincorsa, continua la corsa, l'aggressione. Altro principio per me fondamentale nell'organizzazione, ripeto, della dinamica di un sistema di gioco, chiaramente in una squadra vuole essere aggressiva, vuole essere, secondo me, in un'interpretazione moderna, è la gestione delle marcature preventive, chiaramente la fase di transizione negativa, sapendo che loro giocano con due attaccanti, naturalmente l'idea era quella di avere un 3 contro 2. Ora faccio un'ulteriore premessa, è chiaro che a volte ti va bene, a volte ti va male, a volte vengono fuori i nostri limiti, i nostri errori, gli avversari magari sono più forti, più bravi di noi, però i principi che noi perseguiamo io credo che sono, devono essere sempre chiari e presenti a noi stessi. Tutto chiaro, mister. Tutto veramente chiaro. Si è spiegato veramente bene e ha reso proprio l'idea. Sono uscito, giusto? Dalla... Sì. Okay. E, Salvatore, hai qualche domanda oppure leggiamo qualche domanda a un po' dei ragazzi da casa? Guarda, sì, volevo fare solo un'ultima domanda. Sì. Vedevo appunto... se li vogliamo chiamare così, come adesso si parla un pochino nel gergo di Coverciano, 5 costruttori e 5 invasori. Per voi questo concetto di costruttori e invasori, mister, come lo determinate? Perché adesso loro stanno spingendo tanto su divisione tra costruttori e invasori. E quindi volevo capire tu come lo interpretavi come concetto. Ma guarda... anche quando si riesce senza fare danni, ti sentiamo male, Emilio? Un attimo solo. Mi sentite? Sì, adesso sì. Vedete anche magari? Sì. No, allora io sinceramente. Non posso sostanzialmente, non così, ripetere rispetto a quello che stavamo dicendo in precedenza. Cioè, io credo che è chiaro che ogni squadra, voglio dire, ogni allenatore definisca, io penso, il numero anche di quelli che possono essere, come dicevi tu, gli invasori o di chi sia deputato poi a costruire il gioco. È chiaro che questo deve passare attraverso le caratteristiche dei propri calciatori, ma soprattutto, a mio avviso, deve passare attraverso la capacità di legare le fasi di gioco. Cioè, l'importante è che io ho la capacità di, per come la vedo io, di mantenermi corto in tutte e due le fasi, perché altrimenti il problema di fondo è che rischierei in qualche modo di spaccare la squadra. Quindi sicuramente ci devono essere, come ad esempio nel caso nostro, in cui magari tu hai 5 calciatori che sono deputati ad organizzare la fase di uscita e di costruzione, però per capirci, dei due mediani c'è sempre uno un po' più offensivo che in qualche modo tende a raccordare appunto le due categorie di cui parlavi tu. Quindi io credo che sostanzialmente l'importante è che si definisca numericamente, diciamo, il gruppo degli invasori, si definisca il gruppo dei costruttori, ma soprattutto si definisca in che modo raccordare, unire i due gruppi di cui mi parlavi, e soprattutto organizzare la reazione nel momento in cui si dovesse perdere la palla. Semplicemente vi scorro questi miei grafici, giusto per completare un po' la discussione. Io dicevo questo in precedenza,
Da un punto di vista statico, noi magari siamo schierati in 4-3-3. 4-3-3 che ha come obiettivi appunto riempire i vari contenitori di ampiezza, di penetrazione, penetrazione, ampiezza, profondità. È il primo obiettivo del superamento della linea di pressione. La nostra rotazione, magari, quello che avete visto contro un 3-5-2, aveva questa dislocazione dinamica. Perciò dallo statico andiamo al dinamico, che è un 3-4-2-1. In cui il nostro obiettivo, come ho detto in precedenza, la dinamica deve rispondere diciamo, perseguimento di determinati obiettivi, ma sostanzialmente a garantire più linee di passaggio possibile. Quindi, voglio dire, la palla di un difensore laterale si apre questo rombo, chiamiamolo così, che poi, tra virgolette, ecco perché è fondamentale lavorare nelle nostre attivazioni quando iniziano le sedute di allenamento, con strutture, secondo me, anche con figure geometriche, un rombo che ci garantisce i vertici sempre ben presidiati, ci dà gli appoggi, ci dà i sostegni, ci dà tutto quello che ci può servire. Poi voglio dire, è chiaro che gioco contro una struttura che ci viene a prendere con un 4-4-1-1, magari anziché il 3-2 invertiamo e può diventare un 2-3, ma nello stesso tempo, ripeto, l'importante è che qui ci sia una struttura che sappia come superare la prima linea di pressione e qui ci sia una struttura che vada a riempire tutti questi contenitori. Giochiamo con tre attaccanti, la struttura dei cinque si può, diciamo, modificare in un 4 più 1, eccetera, eccetera. Quindi questo per completezza. Chiaro. Marco, ti chiedo una mano anche te, se mi puoi guardare qualche commento, perché ho paura di aver perso qualche domanda. Sì, Quindi, se mi io dai una ci mano. provo, che purtroppo fare il regista non è la mia vocazione, per cui fra gli audio, i commenti e tutto, sto facendo un po' fatica anch'io e anzi chiedo scusa soprattutto ad Emilio se sono poco partecipe nella discussione. Comunque, sì, se non ci sono altre domande da parte vostra, inizierei a leggerne qualcuna. Dei ragazzi che stanno iniziando a scrivere. Allora, partirei dalla domanda di Marco Osti che ti chiede cosa ne pensi della rotazione dei centrocampisti in un centrocampo a tre? Sviluppi come, dove e quando? Ma io penso che poi non ho capito bene precisamente di che cosa voglia sapere. Sentivo ultimamente che si parlava del discorso diciamo, della rotazione all'interno di un reparto, forse lui allude a questo. Io, diciamo, rotazione in senso un po' più ampio la intendo come la squadra appunto prende una forma. Quindi facendo ruotare sostanzialmente tutti gli 11 calciatori, io personalmente. La rotazione all'interno del reparto, ho sentito ultimamente dei colleghi che parlavano appunto del concetto per cui se io ho il tempo per ruotare, chiaramente ho la possibilità e lo faccio. Se io non ho quel tempo di gioco, chiaramente una rotazione in qualche modo fine a se stessa. Mi permetto però di dire, e questo secondo me dà anche un po' seguito alle immagini che abbiamo visto, che molto spesso a noi, ad esempio, capita che ci siano cambi di posizione, cambi di dislocazione, cambi di ruolo, eccetera, eccetera. Un amico mi parlava, ma in qualche modo è un disordine organizzato. Secondo me è un disordine organizzato nel momento in cui tu non perdi di vista i due principi di gioco, oltre che chiaramente i principi strategici, cioè quello che tu ti sei prospettato, vista la gara che stai giocando. Quindi, secondo me, la rotazione dei centrocampisti che ti consente di avere, voglio dire, un centrocampo a tre, di avere magari un interno che diventa un trequartista aggiunto, mediano centrale rispetto all'altro interno che cambiano posizione, per cui magari vanno a eludere la marcatura uomo dei centrocampisti avversari, in qualche modo tu riesci a garantire sempre un appoggio laterale, un sostegno e un calciatore in più che va tra le linee, ed hai naturalmente il tempo per farlo, ben venga.
Cioè, se la domanda è quella, sì, ha detto... Ma se in qualche modo ti vai, come dire, a parte a complicare la vita, ma in qualche modo vai a ripetere dei principi che in qualche modo da un punto di vista posizionale stai già realizzando, io credo che non abbia troppo senso. Sì, ha scritto che intendeva nel reparto, ma direi che hai pienamente risposto alla sua domanda. Mi raggancio invece al discorso dei principi con la domanda di Daniele Preti, che chiede: in una scuola di giovanissimi o allievi, in questo momento, sempre parlando di realtà dilettantistiche, da quali principi partiresti per proporre qualcosa ai tuoi ragazzi? In questo momento, dopo post-Covid, in questo momento per l'età, diceva. Secondo me per l'età. Sì, penso per l'età. Ma io penso che se noi ci atteniamo al mio, cioè mia, non è mio, ma alla mia considerazione, ma più dal mio concetto, dell'intensità, io credo che abbiamo i margini per orientarci bene a tutti i livelli. Cioè, nel senso che, secondo me, se intensità vuol dire qualità del passaggio, qualità della ricezione, quindi voglio dire qualità del gesto tecnico da una parte, dall'altra parte voglio dire capacità di percepire la mia posizione nello spazio, decidere, scegliere e soprattutto mantenere poi il livello di concentrazione sulle situazioni che mi vengono richieste dal contesto, in continuo, diciamo così, mutamento. Io credo che questi due parametri sono dei parametri, voglio dire, fondamentali, sia per un calciatore evoluto, se vogliamo, ma anche, io mi permetto di dire, per un giovane, perché che un ragazzo diventi consapevole di se stesso, oltre che bravo, competente e preparato da un punto di vista tecnico, io penso che sia il modo migliore per farlo crescere. Può essere racchiuso anche con un nome, un aggettivo chiamato anche col coraggio, quindi nel sviluppare anche il coraggio in questi tipi di situazioni? Indubbiamente, io credo che anche nel caso nostro il coraggio poi sia un fattore fondamentale, sia stato un fattore fondamentale perché, come tutti sanno, voglio dire, il nostro allenatore segnale, cioè, non coraggioso, di più si è visto ancora più naturalmente di fronte alla sua vicenda personale. E la mia esperienza comunque mi porta a dire che soprattutto quando dei ragazzi in qualche modo si sentono smarriti, probabilmente, voglio dire, più che dettagli dietro ai quali in qualche modo loro finirebbero ulteriormente per avere incertezza o per smarrirsi ulteriormente, fattore coraggio, autostima, personalità è un toccasana che in qualche modo riesce a darti una spinta che è qualcosa di incredibile. E credo che, come dire, il coraggio poi sia il modo migliore per affrontare la paura, magari paura sia degli errori tecnici, ma anche della crescita, no? Che penso qualsiasi adolescente in qualche modo vive. Dai, la sostanza dopante è il coraggio, mettiamola così. Io ci credo molto anch'io a questa cosa. Vado avanti intanto con le domande. Giuliano Borsi chiede se le squadre nel BFC dagli allievi la primavera cominciano già a lavorare sulla tattica, come viene attuata in prima squadra. Se no, voleva sapere se tu lo reputeresti importante, così da avere un domani calciatori già pronti da inserire in prima squadra. Ma allora, sì, sicuramente, chiaramente stiamo parlando di un livello di elite del calcio giovanile, quindi c'è grandissima competenza, tra l'altro la squadra primavera l'anno scorso di Viareggio è tornata in Serie A, ma soprattutto voglio dire anche quest'anno noi abbiamo beneficiato, abbiamo anche fatto esordire dei ragazzi della primavera che l'hanno fatto, voglio dire, con tanta qualità, con tanta personalità. Credo che, per capirci, limitare in qualche modo il lavoro della squadra, non so, primavera o magari anche delle categorie inferiori, a quello che possa essere il sistema di gioco della prima squadra, io penso che diventerebbe in qualche modo un controsenso rispetto a questo discorso che stiamo facendo.
ma semplicemente perché io penso che possiamo parlare di una serie di ragazzi che stanno crescendo e stanno maturando, come ho detto in precedenza, stanno maturando, maturando significa che hanno qualità tecniche, sono consapevoli di quello che da un punto di vista tecnico-tattico il calciatore di quell'età deve saper fare. Poi voglio dire, quello che noi possiamo aggiungere, oltre che magari, non lo so, l'intensità proprio tecnica del lavoro, degli allenamenti, eccetera, può essere la strategia. Però mi permetti di dire, la strategia sono dettagli che si vanno ad aggiungere a un calciatore che in qualche modo è maturo e consapevole di quello che deve fare. La maturità e la consapevolezza vada un percorso di crescita. Percorso di crescita è chiaramente, magari, se riesci a fare, sposare naturalmente quei principi di gioco, la tua metodologia, cioè chiaramente noi ci crediamo, quindi magari crediamo che si faccia prima, per intenderci, però quindi, questa è un'idea anche personale, ovviamente, in dubbio più di tanto, il lavoro della. Vado avanti con le domande, ce ne sono due che riguardano le slide che hai mostrato, in particolare appunto la partita con la Lazio. Pasquale Capasso chiede se il concetto di portare i due trequartisti ai lati del play avversario, Lucas Leiva, non conceda troppo spazio in una transizione della squadra avversaria nella zona centrale, considerando il solo Medel dietro la linea della palla. Mentre Vincenzo Franzese chiede se contro il 3-5-2 della Lazio, in fase di non possesso, chi usciva sui loro quinti nel vostro 4-3-3 di partenza. Ma allora, non ho capito, diciamo così, dove ci sarebbe poi l'inferiorità nella fase transizionale negativa. Perché sotto la linea della palla, in qualche modo, ci troviamo con 5 uomini, e considerando che loro stanno, diciamo, hanno 2 attaccanti, per capirci, sopra la linea della palla, e secondo me al massimo 2-3, 2-5 campisti, perché Lucas Leiva in qualche modo era abbassato proprio dal problema dei 2 trequartisti, vedo che numericamente i nostri 5 fossero comunque in superiorità numerica, per capirci. Però ripeto, è sempre una scelta di strategia. Nel nostro caso, a noi fa comodo creare quel 5 contro 5 e poi andarcela a giocare sui nostri principi di gioco, in cui magari i quarti, per capirci, non sono altissimi, perché in qualche modo vogliono tirare fuori i quinti e poi far lavorare un po' i nostri tre giocatori offensivi a quel punto in un 3 contro 3, per capirci. Quindi, mantenendo un blocco difensivo che nel caso di perdita della palla riesce comunque prima di tutto a reagire in avanti, questo va detto. E poi comunque ad avere un'organizzazione anche numerica tale che ti consente di gestire. Dopodiché apro e chiudo la parentesi, nel momento in cui avevamo lì le distanze giuste, l'intensità giusta, siamo riusciti a farlo bene. Per esempio, una gara d'andata l'abbiamo fatto secondo me bene, meno bene abbiamo fatto una gara di ritorno, però voglio dire, questo fa parte del gioco. Poi mi chiedevi un'altra cosa, quando si dice. Sì, ti chiedevo se appunto Ah contro sì, il 3-5-2 della Lazio, in fase di non possesso, chi usciva sui loro quinti, partendo dal 4-3-3. allora, giusto per completare il discorso di prima, il sistema di gioco statico ad esempio era 4-3-3. Il sistema di gioco dinamico nella fase di possesso deve essere, chiamiamolo, un 3-4-2-1. Sistema dinamico nella fase di non possesso poteva essere una sorta di, chiamiamolo, 2-4-1-3, se non ho dati numeri. Vuol dire che, per capirci, anche lì è riflessibile, stavi cambiando la tua forma perché i due difensori centrali accettavano i 2 contro 2 attaccanti avversari. I terzini cercavano di rompere alti i loro quinti di centrocampo. I nostri 3 centrocampisti, in pratica, uno lavorava sul loro mediano, invece restavano poi chiaramente altri 2 mediani che si trovavano in 1 contro 1 contro i 2 interni della Lazio. E a quel punto ti trovavi con 3 attaccanti a dare pressione forte ai 3 difensori centrali della Lazio. Quindi, in sostanza, veniva pure una sorta di uno contro uno, per capirci. Chiarissimo. Carlo Gino Sarpero ti chiede se oltre alle figure geometriche nel riscaldamento lavori anche a settori. A parte
parte che lo saluto perché Carlo Gino è un allenatore genovese che è molto in gamba tra l'altro. E, diciamo che secondo me i settori mi tornano utili più che in una vera e propria fase di attivazione, nel momento in cui poi voglio fare dei giochi, chiamiamoli dei giochi a tema o comunque dei giochi situazionali, per capirci. Nella fase di attivazione solitamente ci sono delle attivazioni, io le definisco geometriche, e poi magari ce ne sono altre tattiche. Quelle geometriche in cui, seppur chiaramente vai a perseguire un obiettivo, diciamo di tecnica finalizzata o comunque di tattica individuale, da una parte, dall'altra parte, quelle lì invece tattiche, chiamiamole attivazioni tattiche, hanno pur sempre un obiettivo tecnico, però ci sono dei principi, tra virgolette, collettivi. Quindi, magari, non lo so, delle combinazioni, ricezione, gioco palla in avanti, in cui voglio giocare sempre una palla alle spalle di due sagome, siamo in fase di attivazione, sono due centrocampisti. Nel momento in cui dovessi giocare contro un 4-4-2, chiaramente a inizio settimana la scelta della mia attivazione, prima geometrica, poi nel giorno successivo tattica, sarà quella di sviluppare tanto il gioco alle spalle. Chiaramente è una rotazione, quindi un cambio continuo di postazione, però l'obiettivo è il gioco alle spalle. Quando invece so che giocheremo con una linea difensiva alta, la mia attivazione tattica farà sì che ci sarà sempre un cambio di postazione, quindi diciamo non è, come dire, situazionale per capirci, però l'obiettivo sarà mettere una palla più in profondità, perché naturalmente l'obiettivo strategico per la gara sarà quello della profondità. Quindi, sostanzialmente cerchiamo sempre di consolidare dei principi, diciamo dei macro principi generali, che via via poi diventano strategici e quindi poi li spalmiamo anche in modo più dettagliato e più strategico all'interno delle nostre esercitazioni nel corso della settimana. Sempre per quello che riguarda gli spazi, Alessandro Casertano ti chiede se per allenare i principi di gioco per te è meglio lavorare o se bisogna sempre lavorare su spazi reali da gara. Tendenzialmente ti direi di sì, però io una cosa che mi permetto di dire sempre, a me non va di estremizzare sempre questi concetti, come voglio dire, si tende a dire si gioca per principio, si gioca per schemi, l'11 contro 0 serve, l'11 contro 0 non serve. Cioè, io penso che tu devi sapere di che cosa stai parlando. Cioè, se l'11 contro 0, tra virgolette, significa un'attivazione in un giorno in cui io devo fare un lavoro di recupero, tra virgolette, attivo, piuttosto che farti fare un lavoro aerobico a bassa intensità, io preferisco magari gli schieri, gli ripeto i nostri principi di gioco, quindi da un punto di vista di recupero attivo, tra virgolette, tecnico-tattico, ma dall'altra parte magari se io voglio perseguire un obiettivo tecnico, diciamo così, se gli faccio fare uno sviluppo di gioco in cui i mediani ricevono e cambiano gioco 30 volte, a mio avviso sto lavorando su un fattore tecnico con una frequenza tale che lavorandolo in analitico non riuscirei a raggiungere. Quindi voglio dire, a quel punto magari mi torna utile. Se poi tu mi dici per fargli acquisire consapevolezza, io ti dico no, perché lo devo mettere nelle difficoltà e nella possibilità di scegliere tra diverse opzioni. Quindi dico questo per dire che bisogna anche capire di che cosa stiamo parlando e dove vogliamo andare a parare. Detto questo, mi sono perso con la domanda che mi avevi fatto, se me la ripeto. Assolutamente. Chiedeva se appunto per allenare i principi di gioco bisogna sempre lavorare su spazi reali di gara. No, ti ripeto, io credo che se riesci chiaramente a lavorare negli spazi reali, ben venga, però tu devi avere la capacità di contestualizzare ciò di cui stai parlando. Cioè, se io faccio un'attivazione in uno spazio di, mettiamo la figura geometrica del rombo, per capirci, in un appoggio centrale, e parliamo delle diagonali di, per esempio, non lo so, 25x20, è chiaro che io cerco delle diagonali che mi consentano di avere una lunghezza dei passaggi reale. Ok, quindi questo è l'obiettivo di tutti quanti noi. Però il mio obiettivo è quello di far trovare il tempo dello smarcamento al mediano per una giocata, all'appoggio interno, diciamo così, per una giocata a muro. E io in qualche modo sto realizzando la giocata a muro con una certa frequenza. Per me l'obiettivo magari in quel caso è quello. Non è che in quel caso ho bisogno di capire la sua sponda debba essere di 30 metri, non so, dico un numero, di 25 metri come avverrà in partita. È chiaro che quello è l'obiettivo, questo va detto. Però devo sapere anche che cosa sto
voglio ottenere in quella, in quel tipo di esercitazione. Perché se no, io dico sempre, estremizzando tutto, resterebbe la partita, punto, e basta. Da un punto di vista, perché molto spesso nei ragionamenti si va a finire. Invece devi saper dosare, devi sapere, secondo me, di cosa stai parlando e quali sono i tuoi obiettivi, e secondo me non devi essere nemmeno, come dire, categorico nel giudicare le metodologie di aggiungere. Vado avanti con una domanda di Francesco Mascaro. Buonasera mister, quali sono gli aspetti che ritiene più importanti per un'efficace transizione offensiva? E è possibile adottare dei comportamenti preventivi così come avviene per la transizione difensiva? Sicuramente, questo io penso che faccia parte anche, ripeto, della conoscenza di quella, come ho detto in precedenza, del nostro sistema di gioco, delle nostre dinamiche, perché io dico sempre, noi dobbiamo ragionare in fase, per capirci, difensiva, quella che è sicuramente la nostra dinamica da un punto di vista collettivo, quindi come vogliamo, parlavamo in precedenza delle situazioni di uno contro uno nelle pressioni, eccetera, eccetera. Però devo anche ragionare su una, io la definisco l'unità tattica difensiva, no? Di emergenza, cioè se io perdo, voglio dire, le due linee da quattro, l'importante è quantomeno che io abbia un 4 più 2, faccio un esempio. Quindi se io riesco in qualche modo a garantirmi una struttura difensiva, ma nello stesso tempo a garantirmi delle posizioni, delle mezze posizioni, che chiaramente non mi fanno perdere il equilibrio per un'eventuale ripartenza e quindi per un'eventuale transizione positiva, ben venga. Per due ragioni, secondo me. La prima è che spesso e volentieri ci troviamo in situazioni in cui abbiamo delle unità, come dire, limitate, tattiche, che stanno difendendo, perché non sempre riusciamo a essere aggressivi, a essere tutti sotto linea palla, magari, eccetera. E da un altro punto di vista, perché io credo che faccia parte anche quello della strategia, magari, dico, a volte noi facciamo delle esercitazioni in cui praticamente con quattro porte messe, diciamo, orizzontalmente, al contrario, per capirci, una squadra ci attacca in 10 contro il portiere più 10 contro 8 è il nostro portiere, per esempio io faccio, non so, lascio due esterni della catena opposta aperti dall'altra parte, quindi nell'altra metà campo, per cui la nostra unità deve essere sempre difendere, mettiamo con due linee da 4 oppure un 4 più 3 più 1, faccio un esempio. Una volta che abbiamo difeso, recuperato palla, se la recuperiamo in zona, diciamo nella metà campo, che voglio dire ho dovuto delimitare con un'altra linea che taglia la metà campo, per capirci, nella metà campo offensiva si può fare una transizione positiva corta, quindi andiamo subito a far gol. Se la recupera nella metà campo difensiva bassa, per esempio un numero di passaggi o anche immediatamente, cambio di gioco per i due del lato debole aperti e si deve andare a far gol dall'altra parte, quindi a quel punto ci saranno i due che riceveranno il cambio gioco e i 18 in qualche modo fanno delle diagonali per rimettersi a posto. Cioè, dico questo per dire che chiaramente io posso prevedere numericamente chi voglio lasciarmi per un'eventuale transizione, però deve avere la capacità, gli strumenti tattici ma anche mentali e nervosi per sostenere la mancanza di quei due uomini. Ok, vado avanti con le domande. Pasquale Silvestro chiede, salve mister Di Leo, ritiene importante nei settori giovanili avere un metodo esclusivamente cognitivo, cioè proporre esercitazioni, giochi che danno ai ragazzi un'esperienza memorica. Memorica. Io ti ripeto, non credo che ci sia una metodologia certa, sicura, perché voglio dire, se in qualche modo ci hanno insegnato per tanti anni, siamo riusciti, secondo me, a formare anche dei calciatori con certi obiettivi, non me la sentirei di dire occorre perseguire una strada piuttosto che un'altra. Mi permetto semplicemente di dire che se cerchiamo di migliorare l'aspetto tecnico, l'aspetto della tattica individuale, la consapevolezza, ripeto quello che ho detto in precedenza, la capacità di percepirsi all'interno dei parametri che sono lo spazio e il tempo, io penso che si stia sempre crescendo e migliorando. Quindi, secondo me, se il nostro
collega riesce in qualche modo a spaziare all'interno di questi parametri, sta facendo un ottimo lavoro. Ok, io mi tempo le farei le ultime due domande, direi, per non andare oltre, anche perché non voglio rubarle tutta la serata, staremo qui volentieri anche fino a mezzanotte. No, io però sto molto piacere. Allora andiamo avanti. Qualche domanda in più la possiamo. D'accordo, allora intanto faccio questa domanda da Alessandro Di Martino. Buonasera mister. Nello sviluppare una squadra che sappia individuare gli spazi, è ancora utile la replicazione di schemi creati su carta e ripetuti ogni settimana? Questa è una risposta che ancora una volta squarcerebbe il fronte in due, e io dici no, per costume non l'ho fatto. Mi permetto di dire che tutti quanti noi abbiamo lavorato sia in modo, diciamo, più o meno codificato, in modo più o meno per principi di gioco. Ripeto sempre, secondo me dipende che cosa stiamo perseguendo e che cosa stiamo allenando. In maniera molto banale direi che nel momento in cui chiaramente ci chiudono quella linea di passaggio che in qualche modo abbiamo codificato, andiamo in tiro. Quindi sicuramente dobbiamo avere la capacità di percepire se quella linea, quello spazio, quel tempo di gioco ci sono o non ci sono. Quindi quello dovrebbe essere l'obiettivo prioritario. Però ripeto quello che ho detto in precedenza: dipende che cosa stiamo allenando. Se vogliamo allenare, secondo me, un calciatore che sia pensante, ma ripeto quello che ho detto in precedenza, secondo me lo step ulteriore è quello di creare una squadra pensante, cioè una squadra che si sappia rendere conto dei principi di gioco che può applicare in un dato momento piuttosto che in un altro momento. Quindi in qualche modo non dico che sia in grado di autodefinire la strategia, però lo sto portando all'esasperazione. Io penso che ci deve essere il calciatore pensante e la squadra pensante. Se si ha questa capacità, tutto il resto, voglio dire, non mi permetto nemmeno di bocciarlo, però queste sono secondo me delle priorità. Magari penso che tutti vorremmo avere giocatori pensanti, squadre pensanti e proprio goderci dalla panchina lo spettacolo tranquilli tutte le domeniche. Indubbiamente. Però voglio dire, perché mi rendo conto che sarebbe troppo facile per me dire bisogna avere una storia del principio, eccetera. Però ripeto, se voglio in qualche modo sviluppare, diciamo, in maniera ripetuta, no? La frequenza di un gesto tecnico diverso, perché no, mi permetto di dire. Come dici, così riesco a superare le difficoltà di un contesto che cambia continuamente nel corso di una partita, e allora è più complesso. Assolutamente vero. Vado avanti con una domanda di Fabio Malaguti, a cui ne approfitto e gli facciamo anche gli auguri per il suo compleanno. Auguri Fabio, auguri mister. Che ti chiede, mister, in uno sviluppo 3-2-4-1, come ha fatto vedere prima, e con una partenza con il 4-3-3, come avete impostato voi? Perché non abbassare il play e giocare in ampiezza con i due terzini? È una scelta dettata dai giocatori che avete? Poi ti fa un'altra domanda e chiede: Danilo sta sempre nel centro dei tre costruttori e cambiate il lato del terzino che rimane bloccato. Sembra più un'affermazione in realtà che una domanda. Ma allora, a questo proposito di qualcosa, se riesco, se non ho difficoltà, perché proprio a proposito della domanda del, diciamo, del 4-3-3. Un secondo. Semplicemente perché credo che dalle immagini si possa capire un attimo meglio quello che diciamo. Vedete il desk, no? Ok. Allora, ad esempio, questa è una situazione che riguardava la partita con il Lecce.
Allora, indipendentemente da quello che diciamo è la dislocazione chiaramente dinamica, quello che si sta sviluppando in campo, però per dire un concetto, può anche capitare che, allora, è chiaro che qui c'è un'aggressione 3 contro 3, che indipendentemente dal fatto che magari noi ci potessimo aspettare che loro erano in 4-3-1-2, quindi voglio dire una struttura in 3 più 1 magari sarebbe stata sufficiente, però nel momento in cui il 3 contro 3 ti prende forte alto, chiaramente l'obiettivo nostro naturalmente è uscire prima possibile da questa situazione in cui non abbiamo abbassato un uomo per avere una superiorità, però abbiamo nella nostra dislocazione delle posizioni fondamentali, che sono quella dell'esterno da una parte, esterno da un'altra, e dell'attaccante, che, come ho detto in precedenza, si mettono alle spalle del loro reparto di centrocampo. Quindi, se loro sono in 4-3-3, in qualche modo io, in questa zona, mi vengo a creare immediatamente un 2 contro 1. Non so se mi sono spiegato. Senza perdere, chiaramente devo uscire prima possibile da questa situazione in 3 contro 3. Per esempio, usciamo. È un tempo in più perché l'esterno è totalmente libero. Dopodiché ci sono tutte quelle rotazioni di cui parlavamo. Mobilità, principi in cui cerchiamo in qualche modo di realizzare i nostri principi di gioco, posizionare poi i calciatori tra le linee, ci sono tanti scambi di posizione se ci fate caso, con l'obiettivo poi in qualche modo di andare o tra le linee o in profondità o isolare un uno contro uno. Però dico questo semplicemente per il discorso che posso anche addirittura accettare il 3 contro 3, non è detto che io voglia in qualche modo crearmi la superiorità numerica. E la superiorità numerica, come ha detto il nostro amico e collega, magari, questa è una soluzione, se ha suggerito questo sono totalmente d'accordo, posso ottenerla abbassando un mediano, quindi apro il fronte a 4, però soprattutto non rinuncio alle mie due ampiezze. Quindi è come se fosse un fronte in 4 più 1. Se stava dicendo quello, sono perfettamente d'accordo, ma comunque abbiamo fatto vedere questa qui soltanto per capire che a volte posso anche accettare di subire una pressione in uno contro uno per venire via rapidamente, per capire. Ok, ho tolto il mio audio. Vado avanti, a parte che vedere le riprese tattiche è sempre emozionante. Allora, cioè Davide Toracfa, una domanda adesso secondo me è stato pagato da qualcuno e chiede: io proporrei mister Colantuono nel settore giovanile del Bologna, lei mister cosa ne pensa? Non è una domanda. Allora, no, io, come dire, mi porti a ragionare anche sugli eventuali curati, e quindi non mi permette, dico semplicemente che no, dico semplicemente che per me Salvatore è un allenatore preparatissimo con il quale spesso, voglio dire, ci confrontiamo, mi sottopone anche dei suoi studi, dei suoi report, che voglio dire mi aprono la mente, mi fanno ragionare, mi fanno riflettere. Credo che stia facendo tutto quello che in qualche modo ho fatto io e in cui io mi sono rivisto e ritrovato, proprio nell'approccio, nella preparazione, nella costanza, nella fantasia, in tutto. Quindi io credo che quella sia la strada. Poi è chiaro che l'augurio è che arrivi prima possibile a quello che secondo me merita. Non è l'argomento della serata questo, comunque grazie mister, mi hai fatto sciogliere. Ti facevo un'altra domanda, così ti stacco un pochino dalla questione tattica, e così alleggeriamo un pochino. Il rapporto fraterno con Renato Baldi e Davide Lamberti, cioè questo rapporto di amicizia, di complicità, di intesa, cioè aver ritrovato due colleghi dello stesso paese a lavorare insieme, voglio dire, quindi adesso siete in 3 da qualche anno, cioè, cosa ti comporta come pro e quello che ti comporta come contro? Ma allora, diciamo che ti preciso, nel senso che siamo in 4, perché c'è Diego Picella, che è un altro amico che si occupa in pratica delle risorse umane,
Sostanzialmente anche lui viene da Cava di Tirreni, in qualche modo io li ho introdotti, ma li ho introdotti perché per quanto riguarda Davide e Renato, hanno, prima di essere, voglio dire, i miei amici, hanno avuto la capacità, la costanza comunque di fare un percorso insieme a me, voglio dire, di crescita, di sperimentazione. Per me, nel momento in cui hanno, voglio dire, mostrato le loro qualità, ma io dico, forse tu alludevi anche a quello, soprattutto da un punto di vista dell'affidabilità, no? Per cui penso che poi nella composizione dello staff è fondamentale avere persone di cui ti fidi, persone affidabili, dei lavoratori che, come dire, abbiano come obiettivo principale quello di mostrare, di aiutarti piuttosto che altre cose. Voglio dire, Davide, i primi tempi a Genova, dormiva a casa mia, cioè lo ospitavo io, per dirti. Nel periodo della Serbia mi dava una mano, ma a titolo amichevole, l'ha fatto per tanto tempo, in maniera realmente disinteressata, perché faceva tutt'altro. Però è cresciuto, è migliorato, ha dimostrato di essere una risorsa importante. Stessa cosa per quanto riguarda Renato, perciò, come dire, io dico sempre che è fondamentale che ci sia sicuramente feeling, empatia, che siano però soprattutto persone affidabili, persone che sappiano stare al loro posto, che sappiano crescere gradualmente, voglio dire, significa da tutti i punti di vista, anche quello contrattuale, per capirci. E quando trovi, secondo me, queste caratteristiche, è tutto semplificato, anche per la coesione e l'efficacia del nostro gruppo di lavoro. Diciamo che, tra l'altro, mister Mialic si è fidato tanto di me, nel senso che per quello che è stato quella nostra conoscenza, il nostro rapporto, credo anche il mio contributo in questi anni, quindi in un certo senso mi ha dato anche carta bianca nella possibilità di completare lo staff, le figure che mancavano, ha dato tanto atto anche a lui. Siete un punto di riferimento per tutti gli allenatori dilettanti. Speriamo ci siano altri allenatori che credano in risorse che provengono da sotto, voglio dire, non sempre forse i soliti nomi, per chiamarli così, anche se poi ci sono delle persone preparate anche negli ex professionisti, ci mancherebbe. Però io il webinar di stasera e le tue risposte penso che siano stati forse anche tra quelli che ho visto, Ajax, eccetera, eccetera, in giro, forse uno dei più completi, anche dal punto di vista tattico, proprio della completezza delle risposte. Quindi spero che in tanti lo vedano o lo rivedano poi successivamente. Grazie. Perché sono tanti concetti importanti. Grazie mille. No, grazie mille, ti ripeto, grazie mille soprattutto a voi, perché spesso ci incrociamo e quindi siete anche una fonte di ispirazione per me. Come ho detto in precedenza anche a Marco, soprattutto per i contenuti, che sono secondo me sempre molto moderni, aggiornati e di qualità. Mi piace chiudere dicendo, poi legandomi poi in un certo senso anche alla, diciamo, a tutta la strada, no? Tutto il percorso che ho fatto io, ma hai fatto tu, stai facendo tu, stanno facendo tanti nostri amici e colleghi, quando mi dicevano sempre, ma trovavi, in quel periodo trovavi quella difficoltà, trovavi quel giudizio, trovavi... Dicevo, ho imparato che tutti gli ostacoli che noi poi incontriamo nel nostro percorso ci fanno capire quanto realmente ci teniamo a realizzare il nostro sogno. Quando io ho avuto la capacità di andare sempre avanti, anzi, più ne trovavo e più mi rendevo conto, come dice qualcuno, è quello il sogno giusto. Quindi questo è l'augurio che io faccio. Mister, sono Max. Ti volevo fare una domanda io per quanto riguarda un po' il settore agonistico, visto che ci sei passato anche a livello dilettantistico e anche con comunque categorie minori. E, allora, la prima domanda era se tu filmavi comunque anche gli allenamenti e quante volte, cioè quindi se ogni sera ti filmavi gli allenamenti e come lo utilizzavi, nel senso questo metodo... lo facevi vedere ai tuoi ragazzi, ti serviva principalmente a te per migliorarti su alcuni aspetti, oppure appunto lo utilizzavi anche davanti ai giocatori? Perché noi l'abbiamo utilizzato, l'abbiamo sperimentato e abbiamo comunque una convinzione che
a livello di settore agonistico possa essere uno strumento di crescita. E appunto abbiamo sperimentato tanto e ci ha dato dei bei risultati. Allora volevo chiederti un attimino a te come se potevo rubarti un po' anche dei tuoi metodi, perché sono sempre certo. Interessanti. Ma allora, io quando potevo cercavo di far filmare tutto il possibile e immaginabile, detto francamente, cioè sia, voglio dire, le sedute di allenamento, sia le partite. Dopodiché, chiaramente, io le rivedevo, poi, voglio dire, selezionavo chiaramente le cose un po' più significative e più interessanti, andavo al campo di allenamento e le mostravo e le condividevo con i ragazzi. Successivamente, visto che poi, come ti dicevo, è venuto fuori dopo una serie di anni la esperienza della terza categoria, a quel punto le inviavo delle clip, le condividevamo su vari cloud, drive, eccetera, eccetera. Quindi, voglio dire, la tecnologia ci aveva dato poi successivamente una mano, però anche lì cercavo sempre di confrontarmi e di condividerle con i ragazzi. Quindi io ci credevo tantissimo, ma poi, ripeto, io penso sia da un punto di vista proprio della... Lasciamo stare, voglio dire, l'aspetto prettamente strategico, però io credo anche proprio nella costruzione, no, del calciatore, quello che poteva essere, voglio dire, le nozioni di tattica individuale, la postura, gli orientamenti, il piede, ecco, di stacco, cioè io penso di tutto e di più. Poi chiaramente iniziava ad appassionarsi anche il mio preparatore atletico quando ce l'avevo, e quindi di lì nasceva un confronto. I calciatori in qualche modo si sentivano, come dire, corteggiati anche da quel punto di vista, e questo è un elemento ulteriore. E poi ti dico di più, il fatto anche di aver sempre condiviso, io in qualche modo, voglio dire, pubblicavo anche quelle che erano le mie riprese, le mie clip, eccetera, eccetera, ma semplicemente perché era un modo per, come dire, per fare anche attenzione a come io proponevo determinate cose. Quindi c'era un banco di prova anche quello, il giudizio, ma poi dall'altro punto di vista naturalmente il confronto. Cioè io penso che se sei aperto e se sei anche, voglio dire, preparato da quel punto di vista, il confronto non faccia altro che bene. Cioè la verità di fondo per me è quella. Quindi, voglio dire, è stato tutto importante e vantaggioso. È chiaro che lo doveva esserlo per tutte le componenti, quindi voglio dire per i calciatori, per noi staff tecnico. Nel momento in cui abbiamo trovato quella sintonia, io credo che sia stato un grosso collante, diciamo, per me. Sì, guarda, noi ci troviamo spesso a sentire appunto che principalmente la videoanalisi, chiamiamola così in maniera italiana, sia solo tattica, ma noi lottiamo anche in questo, quindi in tanti aspetti ci sono, anche per un preparatore atletico, per un coordinatore, cioè a livello anche di coordinazione, ci sono tanti aspetti da dover prendere spunto. E anche io noi... ti dico, scusami che ti interrompo, ma sì. Pensavo proprio a quello che stavi dicendo, cioè io iniziavo a lavorare, parlo della fase di non possesso, ok, ne ho qualche cosa, la frapposizione, cioè uno dei primissimi principi difensivi. Allora io magari in quel periodo, per la categoria chiaramente che stavo allenando, la priorità difensiva, diciamo così, di tattica individuale era la frapposizione. Allora le mie, chiaramente, analisi, le mie riprese in quel momento storico vertevano sull'orientamento, sulla posizione, sul posizionamento tra la porta, l'avversario, eccetera, eccetera. Quindi voglio dire, è chiaro che bisogna prima individuare gli obiettivi, diciamo le fasi sensibili da un lato, gli obiettivi tecnico-tattici dall'altra, e poi la videoanalisi ti dà una grandissima mano. Se poi mi parli di una videoanalisi, come dire, prettamente strategica, perdendo di vista gli obiettivi della categoria, sono due cose. Chiaro, chiarissimo. Marco, se tu hai altre domande da Sì, fare, sono Emilio. arrivate altre domande. Mister, tu hai ancora un attimo, un po' di tempo? Ok. Allora, un compagno conversano del corso, Paolo Antonio Farina, chiede: la ricerca del terzo uomo è sicuramente uno strumento importante per superare una linea di pressione, in particolar modo per superare la prima linea di pressione avversaria in fase di costruzione.
fate esercitazioni situazionali specifiche incentrate sulla ricerca del terzo uomo? E in caso di risposta positiva, puoi fare un esempio pratico? Posso fare un esempio pratico? Allora, sicuramente un elemento fondamentale. Anche qui, magari non lo ripropongo, però ci sono delle clip recentemente pubblicate in cui si vede che più chiaramente c'è un'aggressione da parte degli avversari, chiaramente più ci torna utile che si liberi il terzo. Quindi sicuramente è un principio, voglio dire, fondamentale, questo va detto. Ma un esempio, io penso che tutte ripeto, le strutture geometriche, tutte le attivazioni che hanno l'obiettivo in qualche modo di arrivare ad un terzo uomo nelle rotazioni siano decisive e siano fondamentali. Poi credo che il passaggio ulteriore è quello di riuscire appunto a creare diciamo così, la propria forma geometrica, cioè a far riferimento a una serie di figure geometriche che riescono a collocarsi perfettamente nella tua dinamica. Se riesci a fare quello, io credo che in qualche modo le posizioni in campo naturalmente ti diano rotazioni per cui, non lo so, ripeto quello che ho detto in precedenza, un appoggio interno all'interno della figura geometrica del rombo, nel momento in cui c'è una giocata a muro, in qualche modo io faccio sì che si arrivi a un terzo uomo per la rotazione. Quindi, voglio dire, io credo che tutti i principi che secondo noi sono importanti, ripeto, a seconda anche della fascia di età della categoria che si sta allenando, si riescono, secondo me, in maniera correttissima a collocare all'interno di tutte le strutture di allenamento. Poi magari in un'altra occasione parleremo delle esercitazioni specifiche. Marco, io farei, se mi dato l'ok, l'ultima domanda, Emilio, poi dopo lo lascia libero perché così se è già un certo orario, diciamo perché sono le quasi 10 minuti alle 8. E io ho letto un tuo articolo per quanto riguarda l'Atalanta, che parlavi comunque dell'aggressività che avevano gli uomini di Gasperini. Volevo chiederti come l'avete gestita, quindi mi pare che avevi messo anche un video, mi pare, può essere? Si vede? Si vede? Sì, Sì, si si vede. vede. Allora, la premessa chiaramente è che due premesse. La prima è che è un lavoro sempre di squadra, di staff, di tutto, eccetera, eccetera. Prima cosa che ci tengo sempre a sottolineare. La seconda cosa abbiamo gestita è anche un po', come dire, un parolone perché è una partita in cui sicuramente loro hanno espresso tanto, hanno avuto occasioni da gol, però credo che abbiamo raggiunto sostanzialmente i nostri obiettivi, oltre che fortunatamente essere riusciti anche a vincere, quindi ben venga da quel punto di vista. Il principio di gioco semplicemente è questo, sapendo che loro comunque sono una squadra sempre aggressiva, forte uno contro uno, quello che noi abbiamo fatto nel corso di tutta la settimana, a cui diciamo il mister ha ammirato tantissimo, era fare tutta una serie di esercitazioni, ripeto, dalle attivazioni ai giochi di posizione, alle partite a tema, eccetera, eccetera, in cui si giocava ad un tocco, naturalmente per sfruttare di più il terzo uomo, per sfruttare tutte le combinazioni strette in dai e vai, in dai e segui, i movimenti esca, eccetera, eccetera. Questa è una situazione, secondo me, abbastanza chiara in cui dopo un recupero palla bassa cerchiamo di uscire giocando tutto, estremizzando appunto tutto ad un tocco. Si creano tutte queste situazioni di uno contro uno e chiaramente loro cercano, ma detto francamente a noi facevano anche comodo da un certo punto di vista. Naturalmente l'obiettivo era quello di cercare il più possibile tutte combinazioni ad un tocco, per isolare situazioni di uno contro uno, come si vede in questa occasione. Quindi semplicemente io mi permetto di dire che la cosa poi
fondamentale in assoluto era quella di lavorare, secondo me, nel corso della settimana, appunto con il principio del tocco, delle combinazioni strette, delle rotazioni per liberare spazio poi da andare a riempire, eccetera, eccetera. Mister, Ok, chiarissimo, grazie. ti farei veramente solo l'ultima domanda, poi prometto che ti lasciamo andare. È un po' lunga, ma può essere interessante, di Pari de Pasto, che scrive: osservando il Bologna in fase di non possesso in diverse gare, ho visto delle difficoltà contro squadre che, come Inter Udinese, posseggono coppie di attaccanti con una fisicità importante. Vado un attimo giù perché appunto è molto lunga, e chiede se appunto non a caso Kaká e Lukaku sono andati a segno, chiede come pensa posso gestire meglio questa situazione quando l'interpretazione in fase difensiva è abituata a gestire le pressioni e le marcature uomo contro uomo. Questo perché queste squadre appunto contro il Bologna hanno sempre saltato la pressione con lanci in avanti sulla figura, per aggirare il pressing, creando quindi diverse difficoltà, perché il Bologna è davvero migliorato tanto in pressing, ma non riesce a gestire il gioco diretto su giocatori così fisicamente dotati. Allora, chiaramente entriamo un po' in una serie di considerazioni che non mi rendono anche un po' complesse, diciamo. Una cosa mi permetto di dire, anzi, due cose, sono abbastanza esaustivo, diciamo. La prima è che se hai voglio dire, dei duelli difensivi che in qualche modo puoi uscire di sconfitto, i principi sono o in qualche modo mi crei una copertura in più dietro, quindi non accetto, non lascio il 2 contro 2, ma prendo una struttura, questa è una soluzione, per cui anziché del 2 contro 2 di cui parlavamo in precedenza, ad esempio, prendo una forma di un 3-4-1-2, faccio un esempio giocando con un 3-5-2, quindi sostanzialmente io so che la palla lunga, io ho la copertura di un terzo uomo dietro e non ho soltanto quel 2 contro 2, o in qualche modo prendo una forma che mi garantisca che mi dia uno schermo. Mettiamo qua una dinamica di fase di un possesso, un 3-5-1-1. Sto dando dei numeri, ma per capire il concetto, quindi voglio avere una copertura dietro o voglio avere uno schermo avanti. Questa è la prima risposta, diciamo, tattica che mi viene in mente. Però mi permetto di dire anche che le squadre giocano palla lunga, ma giocano palla lunga perché la palla non viene coperta da un lato. Quindi se noi vogliamo scegliere di fare un certo tipo di calcio che comunque ha dato dei risultati perché sei comunque aggressivo, propositivo, accetti i duelli, significa che devi avere la capacità di essere corto, intenso, eccetera. Credo che, per esempio, ho fatto una partita con la partita d'andata con l'Inter, chiaramente l'Inter, sapete tutti come gioca l'Inter, però abbiamo accettato il duello 2 contro 2 dietro. Secondo me abbiamo fatto un'ottima partita, perché riuscivamo in qualche modo ad avere sempre lo schermo del mediano opposto, che in qualche modo faceva la diagonale, i due difensori centrali ci sono stati bravi, decisi sull'uomo, e chiaramente io penso che stiamo parlando della coppia più forte, si può dire, per quel sistema di gioco. Cioè. E quindi voglio dire, sicuramente ci sono delle soluzioni tattiche, ma a volte se scegli di giocare in un certo modo significa che stai continuando a dare coraggio, sapendo che però ci sono anche le volte in cui magari l'avversario è più bravo di te, però diciamo che non ti sei snaturato. Ti ringrazio e concluderei con un'ultima domanda, in realtà è proprio rivolta al futuro, cioè cosa ti auguri o cosa auguri un po' al calcio italiano, ma su tutti i livelli dei prossimi mesi, per i prossimi mesi? Guarda, non, la verità, Marco, non andrei nemmeno a fare troppe valutazioni. Mi auguro semplicemente che possiamo un po' uscirne tutti quanti noi, perché è l'obiettivo di tutti quanti noi, i sacrifici, le persone che magari sono in prima linea, debbano essere in qualche modo essere ripagati. Quindi io mi auguro soltanto che ne veniamo fuori al più presto possibile, magari
ne facciamo un po', diciamo così, tesoro. Guarda, ti ringrazio per la risposta perché è proprio quello che anche in privato io e il mio circolo Antuomo ti stiamo dicendo da un mese e mezzo. Cioè. Io credo di dire che ci siano comunque degli organi preposti e bisogna rispettare le decisioni. Penso questo perché a volte io dico bisogna, cioè, alzare la mano prima di parlare, prima di addentrarsi in discorso. C'è bisogno sempre di, secondo me, di rispetto. Auguri perché chiaramente ne veniamo fuori tutti. Assolutamente. E niente, a questo punto veramente ti ringrazio ormai per questa ora e tre quarti che ci hai dedicato. È stato come sempre emozionante sentirti. Mi auguro di rivederti presto qua a Bologna. Ti verrò a spiare di nuovo a Casteldebole. E saluto anche tutti quelli che ci hanno seguito, al di là di eventuali problemi tecnici, di cui mi scuso. Farò un webinar sulla regia, promesso. Oh, grazie mille a te, grazie mille a Max, grazie mille all'amico Salvatore che ripete sempre, siete tutti quanti sempre fonte di ispirazione, quindi grazie mille a voi e in bocca al lupo a tutti quanti noi allenatori per una ripresa. Grazie di nuovo, saluto Grazie mille. anch'io tutti e buona serata. Mister Colantuomo, se vuoi anche te fare i saluti e poi chiudiamo questa diretta che è stata fantastica. Ah, io vi ringrazio dell'invito, è stata una serata emozionante perché ho sentito parlare di calcio come musica per le mie orecchie e per le orecchie di musicisti fini, diciamo così. È stata veramente una bellissima serata, quindi grazie mille a mister e grazie mille a voi per l'opportunità. Buona Ciao a serata a tutti, tutti. buona serata.